Allora, proseguiamo con la lezione. Abbiamo analizzato fino a questo punto questa modalità di correzione dei profili che è basata sull'utilizzo di dentature ribassate ed in particolare sull'utilizzo di questo coefficiente di ribassamento. Quindi il dente diventa questo, cioè diventa più tozzo rispetto a quello basato sul classico proporzionamento modulare. Abbiamo detto che questo comporta una riduzione del segmento d'imbocco, vale a dire del numeratore che è presente nella formula del grado di ricoprimento. Quindi bisogna, dopo aver effettuato questa correzione e quindi risolto il problema dell'interferenza, andare a verificare la continuità del modulo. In questo esempio che stiamo portando avanti, il grado di ricoprimento viene 1.23, quindi il risultato è sicuramente accettabile. Ma come detto, questa è una modalità di risoluzione del problema dell'interferenza. Ecco, molto spesso invece il problema viene risolto con riferimento ai profili corretti. Quindi andiamo ora ad analizzare con maggiore dettaglio questa seconda situazione. Le dentature corrette. Il problema è sempre quello di risolvere l'interferenza. Con riferimento allo stesso esempio, noi abbiamo che il numero minimo di denti è uguale a 13.3. L'abbiamo calcolato per quel particolare rapporto di trasmissione corrispondente a questo esempio. Siccome Z1 è uguale a 11, quindi è inferiore a 13.3, noi abbiamo interferenza. Interferenza in accesso. Ecco, andiamo per completezza a verificare se per caso non si abbia interferenza anche in fase di recesso, almeno inizialmente. Allora, noi abbiamo dimostrato questa mattina anche la formula che ci consente di calcolare il numero minimo di denti per la ruota condotta. La formuletta è ancora scritta lì, la possiamo andare direttamente ad applicare e vi do direttamente il risultato numerico nel caso dell'esempio considerato. Quindi con la formuletta Z2 minimo, che è leggermente diversa rispetto a quella che abbiamo adottato per valutare il numero minimo di denti, vedete, questa è la Z2 minimo, 2 diviso tau più radice quadrata di tau quadro meno 2 tau meno 1 se il quadro di teta, leggermente diversa da questa, come vi ricordate, al posto di tau abbiamo sostituito 1 su tau. Quindi, utilizzando questa formuletta, con il valore di tau che fa riferimento al nostro esempio, che vi ricordo essere uguale a meno 0,73, meno perché abbiamo a che fare con ruote esterne, il risultato dello Z2 minimo è uguale a 11.37, valore che potete verificare appunto usando la formula che vi ho adesso indicato e che abbiamo dimostrato questa mattina. Allora, se Z2 minimo è uguale a 11.37, noi siamo tranquilli perché 11.37 è minore di Z2, che nel nostro esempio è uguale a 15. Va bene? Quindi il numero di denti è superiore al numero minimo, quindi non ho interferenza in recesso. Va bene? Ma rimane la presenza dell'interferenza in fase di accesso. Allora, facciamo questo schemino esemplificato per capire questa nuova modalità
per poter ovviare al problema dell'interferenza. Quindi questo è T0, questo è beta. Va bene? Allora, noi abbiamo una troncatura esterna che interseca la linea di ingranamento, diciamo, in uno stato, ossia in presenza di interferenza, perché questo punto cade fuori T con 1. Va bene? Quindi abbiamo interferenza, e questo l'abbiamo verificato perché, come detto, Z1 che è uguale a 11 è inferiore a Z1 minimo, che in questo caso è uguale a 13.3. Quindi cos'è che dobbiamo fare? Come principio il ragionamento è lo stesso, cioè la troncatura esterna deve passare per T1 al massimo, va bene? In modo tale da avere un punto M1 che coincida con T con 1 all'inizio del di accesso, cioè all'inizio del va bene? Ok, allora se andiamo, questa sarebbe la linea congiungente i centri di rotazione delle due ruote, che naturalmente passa per filo 0, che vi ricordo essere il centro di santa rotazione del moto relativo, e quindi tali punti devono essere allineati nel rispetto del teorema di Kennedy. Ecco, allora noi dobbiamo andare ad effettuare una correzione per portare la troncatura esterna da questa posizione a questa, e quindi spostare il punto M1 star fino a coincidere con il punto T1, e questo rappresenta la condizione. Allora, se questo lo indico con H, questo punto, questo lo indico con K, noi possiamo dire che la correzione, che la indico con C, sarà uguale a questa differenza, cioè sarà uguale a P con 0 H meno P con 0 K. Ok? Ma P con 0 H, essendo questa la troncatura esterna iniziale, quindi basata sul proporzionamento modulare, P0H è sicuramente uguale all'addendum, cioè uguale al modulo. Ok? Ci devo sottrarre questo P0K, che rappresenta il nuovo addendum, naturalmente, e questo nuovo addendum è pari ad alfa M. Ok? Quindi questo è uguale ad M per 1 meno alfa. Questa C è la correzione. Allora, detto questo, che cosa accade? Che noi abbiamo un addendum per la ruota 1 che è uguale al modulo più la correzione. Abbiamo un dedendum della ruota 1 che è uguale ai 5 quarti di m meno la correzione. Cosa accade per la ruota 2? Abbiamo l'addendum 2 che è uguale al modulo meno la correzione, e il dedendum del dente della ruota 2 che è uguale ai 5 quarti di m, che sarebbe 1,25, più la correzione. Se noi andiamo a fare la somma, cioè l'altezza totale del dente, che è uguale, diciamo, di 1, ma questo vale anche per 2, diciamo H in generale, sarà uguale all'addendum più il dedendum, che cosa notiamo? Se vado a fare la somma, qui ho più C meno C, più C meno C, quindi che vuol dire? Che questo è ancora uguale ai 9 quarti di M. Cioè l'altezza del dente rimane uguale per entrambe le ruote, contrariamente a quello che accadeva nelle dentature ribassate, perché nelle dentature ribassate, appunto, noi siamo andati ad accorciare mediante il coefficiente di ribassamento sia l'addendum che il dedendum, per cui complessivamente il dente è diventato più tozzo, va bene? Più corto, e quindi non ha più l'altezza del proporzionamento modulare, che è 9 quarti di m. Invece qui sì, quindi l'altezza del dente rimane uguale a quella del proporzionamento modulare.
anche se noi abbiamo operato una correzione C, dove C è uguale ad M per 1 meno alfa. Va bene? Perché consiste nell'aver spostato H in K e quindi di conseguenza M1 star in M1, cioè a coincidere con il punto T1. Va bene? E questa è già una differenza importante rispetto a quanto invece si verifica nel caso delle dentature ribassate. Ecco, se vogliamo andare a vedere qui che cosa accade per quanto riguarda la continuità del moto in analogia ai ragionamenti fatti per le dentature ribassate, che cosa succede? Succede che qui questo è il nuovo valore dell'andrà, ok? Perché è uguale a P0M1, giusto? Ma a differenza del caso precedente, lo schema è ancora qui, è vero che si è ridotto anche in questo caso lambda A, ma qui si era ridotto anche lambda R, perché i profili sono ribassati sia della ruota motrice che della ruota condotta. Invece in questo caso io ho soltanto uno spostamento, va bene? Quindi questo si sposta verso il basso, ma anche l'altro punto si sposta verso il basso. Quindi se per esempio noi abbiamo un M2 iniziale che stava qui, lo indico ancora con M2 star, va bene, in seguito a questa correzione, guardate un po', quindi l'addendum della ruota 2, perché questo sarebbe l'addendum della ruota 2, ok, sarà uguale al modulo meno la correzione. Il dedendum della ruota 2 è uguale a 5 quarti di m più c, ma l'addendum della ruota 1 è uguale al modulo più la correzione. Seguite? Quindi, se questo era il modulo iniziale, va bene, più la correzione vuol dire che la nuova troncatura esterna della ruota 1 è qualitativamente questa. Ci siete? E quindi il punto M2 si è spostato e è andato a finire qua. Quindi se da un lato si è accorciato il lambda A, cioè il tratto di segmento di imbocco corrispondente alla fase di accesso, dall'altro lato il tratto di segmento di imbocco della fase di recesso si è allungato. Quindi complessivamente il segmento di imbocco, che è uguale a lambda A più lambda R, rimane pressoché lo stesso. Ok? Benissimo. Questo lo andiamo a mettere in evidenza in questo modo. E questo sarebbe qualitativamente il nuovo lambda R. Ok? Allora, praticamente M1 è andato a finire qui, ma anche la M2 star è andata a coincidere con questo. Quindi si accorcia questo, ma si allunga quell'altro. Complessivamente il segmento di imbocco, ripeto, rimane all'incirca lo stesso. E quindi, per quanto riguarda la continuità del moto, dove al numeratore del grado di ricoprimento ho proprio questa lunghezza, diciamo che non abbiamo problemi particolari per quanto riguarda la continuità del moto in questo caso. Ma il problema dove sta eventualmente nel momento in cui opero una correzione di questo tipo? Il problema sta, lo capiamo subito, perché se M2 si abbassa, naturalmente può uscire fuori il segmento T1 T2, cioè può superare T2, e quindi praticamente ho risolto il problema come interferenza in fase di accesso e si verifica l'interferenza in recesso. Quindi questo è il pericolo che si verifica in questo secondo metodo di correzione dei profili. Va bene? Supponiamo che non sia così e indichiamo qualitativamente T2 qui in questo punto. Però capite bene che l'M2 scende e si avvicina pericolosamente a T2, eventualmente lo può superare. Se lo supera ho interferenza in recesso.
Quindi, mentre nel caso di dentature ripassate eravamo interessati a verificare la continuità del moto per i motivi spiegati, in questo caso, dopo aver effettuato la correzione, devo andare a verificare l'interferenza e il recesso per vedere se eventualmente diciamo, è venuto fuori questo problema. Ok? Benissimo. Allora, abbiamo verificato che inizialmente non ce l'abbiamo, ok? Quindi inizialmente non c'è interferenza in recesso, dobbiamo vedere se per caso si verifica interferenza in recesso dopo la correzione, va bene? Perché in questo punto si è abbassato, come detto. Ok, allora anche in questo caso questo valore di alfa è uguale a 0,1 diviso 0,1 minimo. E quindi naturalmente il valore è lo stesso, che è uguale a 0,827 numericamente, questo valore di alfa, che poi deve essere sostituito qui dentro. Quindi alla fine, se volete, possiamo tirare fuori questa formuletta della correzione, che è uguale al prodotto del modulo per 1 meno z1 diviso z1 minimo. Ok? Questa è la formuletta che ci consente di calcolare direttamente la correzione. Bene, nel nostro caso procediamo sempre in parallelo, quindi il modulo è uguale a 10 mm, 1 meno, z1 è uguale a 11, diviso 13,3. Quindi la correzione è uguale a 1,73 mm. Questo è l'ordine di grandezza con cui vengono effettuate queste correzioni. Bene, a questo punto, in maniera, diciamo, simile a quanto abbiamo fatto per le dentature ripassate, dove abbiamo dimostrato delle formule specifiche per calcolare la lunghezza del segmento di accesso e di recesso, perché in quel caso eravamo interessati a verificare la continuità del moto, bene, anche in questo caso, per quanto riguarda il numero minimo di denti sulla ruota 2 in fase di recesso, possiamo ricavare una formula ad hoc per la correzione, cioè in cui compare questo termine, piuttosto che la formula che abbiamo già applicato in questo caso, cioè in assenza di correzione. Ok, allora possiamo sviluppare i punti salienti di questa dimostrazione, perché questa è un'altra formuletta che è utile nelle applicazioni pratiche. Allora, ecco, io, se vi ricordate, avevo lasciato incorniciata questa formuletta qui, appunto perché vi avevo preannunciato che ci tornava utile nel seguito. Bene, il momento è arrivato, quindi andiamo a cancellare questa. Consideriamo questa formuletta, che già l'abbiamo dimostrata, quindi insomma ripartiamo da qui piuttosto che ripartire da zero, anche perché dovremmo rifare gli stessi identici passaggi. Ok. Andiamo quindi a fare questo ragionamento. Allora, quindi qui abbiamo A4 più 2A R2, che è uguale ad R1 quadro se quadro di teta per 1 meno 2 su tau,
che R2 su R1 è uguale a meno 1 su tau. A questo punto possiamo scrivere quanto segue, quindi qui abbiamo tau meno 2, abbiamo un tau, quindi qui dividiamo per meno 1, quindi abbiamo meno tau al quadro, meno 2 a R2 tau, R2 tau, R2 tau, che è uguale ad R1 quadro sen quadro di teta, che moltiplica tau meno 2, anzi ho moltiplicato per meno 1, quindi qui ho 2 meno tau. Ok, però attenzione a questo R2 tau, perché essendo tau uguale a meno R1 su R2, R2 tau, questo è uguale a meno R1, e quindi questa la posso ancora scrivere in questo modo. Quindi qui abbiamo meno tau a quadro più 2 a R1, che è uguale ad R1 quadro sen quadro di teta per 2 meno tau. Siamo giunti a questa relazione. Ecco, fin qui, insomma, siamo sulla falsa riga di quanto fatto prima. Dove sta il punto? È che l'addendum non è più uguale al modulo, va bene? Ma l'addendum, come possiamo mettere in evidenza in questo schema, questo era l'addendum uguale al modulo, è diventato questo, va bene? Quindi l'addendum è uguale al modulo meno la correzione. Ecco, noi andiamo a tener conto di questo al fine di specializzare la formula del numero minimo di denti per verificare l'interferenza in fase di recesso nel caso di correzione. Ok? Quindi otteniamo una nuova formula che tiene conto di questo aspetto. Ok. E qui ci sono un po' di conti da fare, perché dobbiamo andare a sostituire. Quindi abbiamo meno tau m meno c al quadrato più 2 m meno c per R1, che è uguale a R1 quadro sen quadro di teta per 2 meno tau. Bene? Allora questa la possiamo togliere. E procediamo, qui abbiamo meno tau m quadro c quadro meno 2 mc sviluppato al quadrato più 2 per m meno c r1, ma r1 è uguale a m z1 mezzi, questo è uguale ad m quadro z1 quadro quarti seno al quadrato di teta per 2 meno tau. Ok? E beh, dobbiamo, allora, quindi qui abbiamo meno tau m quadro meno tau c quadro più 2 tau mc più questo 2 vanno via, quindi qui abbiamo più m quadro z1 meno mc z1, che è uguale, questo lo lasciamo uguale, secondo membro,
Allora, vediamo un po', qui abbiamo un M quadro e qui abbiamo un altro M quadro, quindi possiamo mettere in evidenza M quadro che moltiplica Z1 che moltiplica 2 meno tau z1 quadro sen quadro di teta meno 4 z1 m quadro meno cm più 4 tau m quadro più c quadro meno 2 mc uguale a 0. Questo qui lo porto a primo membro, metto in evidenza m quadro, quindi rimane 2 tau sen quadro z1 quadro, z1 quadro, il 4 mi viene multiplo e quindi viene 4z1 m quadro meno cm m quadro z1 cm z questi due qui moltiplicato per 4, 4 z1 in evidenza, m quadro meno cm. Quindi questo termine corrisponde a questo. Ci siete? E poi qui ho un 4 tau che moltiplica m quadro, c quadro e 2mc. Che sta qui. Ok, ci siamo, andiamo avanti, qui cancelliamo qualche cosa, quindi eccoci qua. Quindi otteniamo che cosa? Allora abbiamo un m quadro, 2 meno tau, z1 quadro, sen quadro di teta, meno 4m z1 per m meno c, più 4 tau che moltiplica m meno c al quadrato. Che sarebbe questo qui, uguale a 0. Ecco, questa è l'equazione che otteniamo. Anche in questo caso abbiamo un'equazione di secondo grado in z1. Vedete? Secondo grado in z1. Quindi andiamo a ricavare il delta, perché dobbiamo risolvere questa equazione di secondo grado, che quindi delta è uguale a 16 per m meno c al quadrato per m quadro per 1 meno tau, 2 meno tau, sen quadro di teta. Thank you.
quindi delta, mi guardo meno 4ac, quindi è 16 m meno c al quadrato m quadro, che è già in evidenza perché questo sarebbe b quadro, poi meno 4ac che sarebbe questo moltiplicato questo, ok? Quindi questo qui è già direttamente in delta. Andiamo a calcolare il numero minimo, vabbè, saltiamo qualche passaggio perché comunque sono sulla falsa riga di quanto fatto prima. Quindi andiamo a calcolare z1 minimo, ok? Z1 minimo, abbiamo 4m per m meno c più 4m per m meno c radice quadrata di 1 meno tau 2 meno tau sen quadro di teta diviso 2 m quadro 2 meno tau sen quadro di teta. Questo è z minimo 1, z1 minimo. Naturalmente anche in questo caso, così come fatto prima, possiamo razionalizzare in modo tale da eliminare la radice. Questa non è nient'altro che la risolvente di questa equazione di secondo grado, va bene? Dove il delta sotto radice è questa espressione qua, ok? Naturalmente questo termine qui al quadrato, l'ho portato fuori radice, sta qui. Vedete, 4m m meno c è derivato dalla radice quadrata di questo che l'ho portato fuori. Questo qui è rimasto sotto la radice, va bene? Diviso 2a, 2a, la a sarebbe questo, cioè m quadro 2 meno tau sul quadro di teta, eccolo qua per 2. Equazione secondo me. Niente di che. Va bene, a questo punto quindi possiamo saltare qualche passaggio e quindi vi do l'espressione finale per quanto riguarda z1 minimo. Nel caso di correzione abbiamo 2 tau che moltiplica 1 meno c diviso m diviso 1 meno radice quadrata di 1 meno tau per 2 meno tau seno al quadrato di teta. Questa è l'espressione del numero di denti per la ruota 1 in considerazione della correzione dei profili. Tant'è vero che abbiamo ancora la formula scritta qui. Come vedete, l'unica cosa che cambia a valle di questa dimostrazione piuttosto laboriosa, questo è z1 minimo senza correzione, questo è z1 minimo con la correzione. La novità, diciamo, è la presenza di questo termine aggiuntivo che qui non c'è. Va bene? Tant'è vero che se la correzione fosse uguale a 0, cioè c uguale a 0, naturalmente ritrovo la formula di prima. Va bene? Ok, allora anche in questo caso, se noi andiamo a sostituire tau 1 su tau e qui ci mettiamo più, otteniamo l'equivalente di questa. Quindi questa è l'equivalente di questa nel caso della correzione. Andiamo a scrivere la z2 minimo, che poi è quella che ci interessa di più in questo caso per l'esercizio che stiamo sviluppando. Questo lo possiamo cancellare. La scrivo qui, quindi z2 minimo nel caso di correzione, e vi ho detto che si procede nello stesso modo per la dimostrazione, questo è uguale a 1 più c diviso m diviso tau
più la radice quadrata di tau quadro meno 2 tau meno 1 seno quadrato di teta. Ok? Come vedete è analogo a quella di sotto, però c'è questo termine aggiuntivo che tiene conto della correzione. Tant'è vero che anche in questo caso, se la correzione fosse uguale a 0, naturalmente ottengo la stessa relazione precedente. Ok? Quindi queste due che si possono dimostrare così come abbiamo impostato, tenendo conto che l'addendum non è più uguale al modulo ma tiene conto della correzione, poi si procede sulla falsa riga, è un po' laborioso ma il procedimento è lo stesso perché si arriva a un'equazione di secondo grado di Z1 che deve essere risolta. Ok, quindi queste sono le formule a disposizione. Come abbiamo detto, nel caso in cui andiamo ad applicare la correzione c'è il pericolo di avere interferenza in recesso e quindi lo andiamo a verificare. Lo andiamo a verificare come? Con riferimento a questa formula che abbiamo appena dimostrato. Va bene? Ok. Allora, Z 2 minimo nel nostro caso, mettiamo i numeri così capiamo, è uguale a 2 per 1 più la correzione diviso il modulo, ma la correzione è 1.73 diviso il modulo che è 10, va bene? Questo al numeratore della formula, al denominatore abbiamo tau che è meno 0.73 più la radice quadrata di tau quadro, cioè meno 0.73 al quadrato, meno 2 per meno 0.73 meno 1 per il seno al quadrato di 20 gradi. Bene? Ecco, qui il risultato è il seguente, cioè viene 13,36, che fortunatamente è inferiore a 15, quindi non abbiamo interferenza in recesso. Va bene? Quindi nonostante la correzione effettuata, non abbiamo interferenza in accesso, quindi abbiamo risolto il problema dal punto di vista dell'interferenza in accesso, ma fortunatamente non abbiamo interferenza in accesso. Per quanto riguarda la continuità del moto può essere nuovamente verificata, ma non abbiamo sicuramente problemi in questo caso. Ecco, lo Z2 minimo iniziale, vedete, era 11,37. Lo Z2 minimo attuale dopo la correzione è 13,36. Quindi le cose sono peggiorate come ci aspettavamo. Fortunatamente non sono peggiorate tanto da portare il punto M2 al di fuori del punto limite di tangenza della linea di ingranamento della circonferenza base, cioè del punto T2. Però è più alto, 13,36 è maggiore di 11,37, ma fortunatamente è inferiore a 15, e quindi questo non mi produce interferenza. Ecco, ora qualche commento in merito ai profili corretti. Ecco, la cosa interessante dei profili corretti, che praticamente io posso realizzare la dentatura con la stessa macchina, praticamente. Cioè se per esempio viene realizzata mediante una dentatrice
una dettatrice con pensile a pettine o a coltello, praticamente ho mediante una dettatrice diversa che presenta un pensile non rettilineo, in ogni caso praticamente io posso affondare di più o di meno l'utensile mediante questo spostamento che è legato a questa correzione. Ok? Questo è un grande vantaggio perché praticamente mi consente di utilizzare le stesse macchine utensili senza andare ad apportare delle altre modifiche. Allora, volevo concludere con l'ultimo metodo, che sicuramente è quello meno applicato nella pratica per i motivi che andiamo a vedere, cioè quello che è basato sulla modifica dell'angolo di pressione. Ecco. È sufficiente disegnare una coppia di ruote dentate per capire qual è il principio che sta alla base di questo metodo. Ok, questo è lo schema di riferimento. Ipotizziamo di avere l'interferenza. Quindi immaginiamo che la troncatura esterna appunto passi in questo punto qui e che quindi questo punto sia il nostro N1 star, cioè in presenza di interferenza. Va bene? Ecco, che cosa si può fare? Un altro modo per risolvere il problema dell'interferenza. E capite bene che se io qui vado ad aumentare l'angolo di pressione teta, naturalmente cosa faccio? Ottengo un effetto opposto a quello che abbiamo ottenuto nei precedenti due metodi, perché nei precedenti due metodi noi siamo andati a spostare l'M1 senza toccare l'angolo di pressione. In questo caso noi praticamente, variando l'angolo di pressione, spostiamo T1, cioè anziché portare M1 a coincidere con T1, porto T1 a coincidere con M1, o quantomeno a portarlo fuori, perché se io vado a considerare un angolo di pressione più grande, naturalmente questo è esagerato, non ha senso dal punto di vista pratico applicativo, ma solo per capire come stanno le cose. Ecco, il punto T1 diventa questo e quindi aumenta, ma quello che io dovrei fare è portare T1 sulla troncatura esterna. Va bene? Quindi questo è quello che io ottengo aumentando l'angolo di pressione in generale. Quello che invece io devo ottenere è praticamente che il punto vada a finire qui sotto. Questo è 90 gradi e questa è la nuova posizione di T1. Ok? Questo è l'angolo di pressione teta primo che mi consente di ovviare all'interferenza, perché sposta il punto T1 sulla troncatura esterna. Quindi rimane tutto invariato. Per quanto riguarda le altre cose, lavoro tutto sull'angolo di pressione. Naturalmente questo punto qui deve essere tale che questo angolo sia di 90 gradi, perché comunque
deve essere rispettato il fatto che io devo avere una circonferenza base, quindi la circonferenza base qui sarebbe questa. E quindi, siccome la troncatura esterna, quella arancione, passa per T1, io ottengo comunque una coincidenza del punto M1 con T1. Va bene? Questo è un modo di procedere che è basato sull'utilizzo dell'angolo di pressione. Questo, diciamo, è un metodo molto poco utilizzato nella pratica, perché innanzitutto aumentare l'angolo di pressione significa aumentare la componente radiale della forza, e questo è un effetto abbastanza indesiderato, perché noi trasmettiamo potenza per il tramite della componente tangenziale, non di quella radiale. Anzi, quella radiale va a caricare l'albero, va a caricare i supporti, cioè i cuscinetti. Va bene? E inoltre c'è un problema di lavorazione che è legato all'utenza, perché se noi facciamo riferimento ad una dentatrice a utensile rettilineo, a pettine, quindi una dentatrice del tipo MAG, e come è fatto l'utensile? L'utensile è sostanzialmente fatto in questo modo, cioè è una dentiera praticamente, ok? Ma questo angolo di inclinazione a che cosa è uguale? A teta, cioè uguale a 20 gradi come valore unificato. Se io vado a variare l'angolo di pressione, devo cambiare utensile, perché naturalmente questo ha delle fasce laterali che sono inclinate di 20 gradi, perché normalmente sono quelle standardizzate. Quindi non posso modificare questo senza modificare quest'altro, e questo mi crea un po' di problemi anche dal punto di vista costruttivo. Ok? Quindi solitamente, diciamo, tra questi tre metodi che abbiamo considerato, sicuramente quello di maggiore utilità pratica applicativa è quello centrale, cioè delle dentature ribassate a cerchi spostati. Va bene? Ok.